il Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetti 5 a 11. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la coppa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, come abbiamo sentito, Gesù sta per ritornare al Padre. Allora fa il suo discorso di congedo, il suo discorso da Dio. I discepoli sperimentano l'angoscia e la sofferenza. E nel Vangelo oggi Gesù cerca di confortare ed aiuta i discepoli, soprattutto come gestire l'assenza del Maestro. E dice che la loro tristezza si trasformerà in gioia quando Gesù tornerà a prenderli con sé, perché va a preparare un posto per tutti. Questa felicità sarà pregustata anche con la presenza dello Spirito Santo, perciò il cuore dei discepoli non deve turbarsi per annuncio della partenza di Gesù, perché egli farà ritorno ad essi mediante il suo Spirito. Forse anche noi oggi sperimentiamo a volte qualche difficoltà, a volte non siamo in grado di riconoscere la presenza del Signore, ma la luce del suo Spirito continua oggi anche a illuminare la Chiesa fortifica e aiuta tutti i cristiani, tutti i credenti, tutti coloro che hanno amato, hanno cercato, hanno accolto il Signore nel loro cuore. Perciò, cari fratelli e sorelle, uniamoci che il Signore ci accompagna, il Signore ci illumina, il Signore ci fortifica per testimoniare con la nostra vita, con le nostre opere, il Vangelo che abbiamo ricevuto. Buona giornata a tutti.